Ok, perfetto. Allora siamo tutti collegati, per cui grazie a tutti. Diamo inizio a questo webinar dedicato ai nebbioli da Barolo, la vendemmia 2020. Io ringrazio Giorgio dell'Orefice per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi a moderare questa piccola tavola rotonda. Lascio la parola a Gianni perché possa dare il saluto di benvenuto a nome dell'associazione e poi lasciamo il giusto spazio alle domande, agli argomenti, insomma, che ci attendono. Grazie a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, mi vedete? Siamo... Sì? Buongiorno. Dunque, a nome delle famiglie aderenti all'associazione Deditus, do appunto il benvenuto a questa riunione un po' particolare, perché non ricordo che un gruppo di 9 produttori si siano trovati ancora a caldo della vendemmia, a fare insieme un punto di cose. Penso che sia però molto importante perché quello che ne uscirà sarà sicuramente assolutamente affidabile per ovvie ragioni. Perché questo? Perché appunto esiste una associazione, Deditus, che è figlia dell'Accademia del Barolo. Noi siamo in 9, uniti da moltissimi anni per diverse ragioni. La ragione che intendo evidenziare oggi, che è la principale, è questa. Siamo 9 famiglie. Al centro di Deditus c'è appunto questa, diciamo, identità di famiglia, ossia gente che si dedica in prima persona al proprio vigneto, e questo è un aspetto storico del Barolo. Al centro della storia del successo del Barolo ci sono le famiglie, proprietarie di vigneti, che direttamente se ne occupano e hanno ovviamente una particolare inclinazione verso la ricerca e la qualità. Io ancora vi ringrazio e vi introduco Giorgio Dell'Orefice, che seguirà l'incontro. Giorgio Dell'Orefice è vice caporedattore del Sole 24 Ore, si occupa di agricoltura, un personaggio importante, sicuramente è un onore averlo con noi, lo ringrazio. Dottor Dell'Orefice, non la vedo. Qui. Grazie, Eccoci qua, pronti. A lei il timone. Buon lavoro. grazie a Gianni Gagliardo, grazie a tutti voi innanzitutto per l'invito, anche le parole, insomma, di grande favore. Dunque, ci vediamo per discutere di questo, discutere del 2020, della vendemmia 2020, ma anche di quest'anno molto complicato che nessuno poteva immaginare di dover affrontare queste difficoltà che ci sono state prospettate. Però cerchiamo di venirne fuori innanzitutto con dei messaggi favorevoli e parliamo della vendemmia 2020 anche perché, da quello che so, le indicazioni sono positive, sono di un'annata positiva. Certo, sembra un po' un contrappasso rispetto all'anno che abbiamo vissuto, però onestamente, proprio perché veniamo da difficoltà complesse, molto meglio avere una vendemmia positiva, no? Che averne una che magari sarebbe, nel caso fosse stata anche una vendemmia complicata. Quindi molto meglio avere un'annata di grandi auspici che possa portare a dei vini importanti, che poi si riescono a vendere nell'immediato o si riescono a vendere tra qualche anno, anche questo sarà argomento di discussione, perché questa è un'altra delle cose che
ma questo sarà un altro argomento del quale avremo modo di discutere in profondità. Io innanzitutto quindi vorrei partire dal tema caldo, insomma, no? Che è quello dell'annata produttiva, e abbiamo diversi produttori della vostra associazione che vogliono portare la loro esperienza. Io per primo passerei la parola a Luigi Scavino dell'azienda Azelia. Prego. Ce l'abbiamo? Non lo vedo. Ecco. Non avete l'audio? Avete l'audio disattivato. Sentite? Sì. Buongiorno a tutti. Rompo il ghiaccio appunto e parto subito appunto a parlare dell'andamento dell'annata 2020, che è stato una primavera anticipata, quindi con un germogliamento precoce, per poi esserci un maggio e giugno un pochettino più freschi, quindi con anche delle piogge, e per poi arrivare ad agosto, con fine luglio-agosto, con un caldo, abbastanza caldo di giorno, e però le notti relativamente fresche, quindi diciamo che per poi rinfrescarsi a fine luglio da metà agosto e fine luglio con un pochettino le notti meno calde. Poi abbiamo avuto comunque fine agosto con delle giornate sempre, cioè, belle, e le notti decisamente più fresche, che quindi per il nebbiolo i primi di settembre è stato molto, una cosa molto bella, molto utile per il fatto dei profumi, quindi scambiamento termico, eccetera. L'annata è stata, cioè abbiamo avuto, cioè, molto insolita, perché comunque influenzata da queste, ha detto prima, da queste misure di sicurezza, il Covid, cioè da queste mantenere distante, difficoltà anche a reperire personale, cioè non sempre c'era il personale, diciamo, a disposizione, e quindi anche spostamenti, eccetera. Però dopo abbiamo avuto una vendemmia sorprendente, direi, che forse non ci aspettavamo un po' tutti noi produttori, perché appunto c'è stata diciamo a maturazione quasi completa quella pioggia abbastanza battente, che qui è stata relativamente forte, però più in alto, cioè abbiamo visto in montagna oppure in Altalanga, ha dato anche dei danni abbastanza rilevanti, in mezzo a un'alluvione quasi. E quindi c'è stato un momento che noi tutti produttori di Barolo, credo, abbiamo avuto un attimo di paura, esitazione, perché pensavamo che l'annata fosse, non so, compromessa, anche perché le previsioni del tempo davano comunque tempo brutto, insomma delle cose, e ci siamo un attimo, però dopo fortunatamente il tempo è volto al bello, con clima anche secco, ventilato, e questo ci ha fatto, e quindi la vendemmia è stata, cioè, ci ha sorpreso, nel senso che l'uva era bella, e anzi questa pioggia alla fine ha aiutato anche la maturazione completa, e abbiamo aspettato, quindi e abbiamo, l'uva era bella, matura, sana al punto giusto, con anche una maturazione fenolica molto giusta, e abbiamo portato anche a casa dell'uva, c'era, cioè, la vendemmia quindi spettacolare, cioè quindi con un grado di zuccherino molto alto, insomma, e con una maturità fenolica perfetta. Quindi abbiamo più o meno, credo abbiamo terminato verso metà ottobre, un po' tutti adesso, e quindi è stata, cioè, sorpresa, ecco, un'annata con una bella sorpresa finale in bello, direi così, come l'andamento, cioè così molto veloce, così dell'andamento del 2020. Va bene, io passerei adesso sempre su questo focus sulla vendemmia, è stato toccato anche un po' un tema, io non mi sono dilungato molto perché
se vogliamo mantenere i tempi contingentati, il primo a rispettarli devo essere io. Però insomma mi fa piacere anche, è stato introdotto anche un altro tema, quello delle difficoltà sia sulla manodopera, sia ovviamente difficoltà di funzionamento che tutte le imprese hanno dovuto affrontare. Il settore alimentare è stato chiamato, ha svolto un ruolo importante perché ha continuato a funzionare. Naturalmente quelli degli altri settori vedono il fatto che, che l'alimentare non ha subito la caduta di fatturato di altri comparti, in realtà l'ha subito uguale, ma soprattutto ha dovuto affrontare grandi difficoltà per garantire la continuità di funzionamento delle imprese, delle imprese agricole in primo luogo, anche perché l'agricoltura non si ferma certamente per il Covid. Ma poi la difficoltà di doversi adeguare a una serie di prescrizioni completamente nuove e che nessuno di noi aveva finora affrontato. Io sempre dicevo su questo focus sulla vendemmia, passare la parola a Luca Sandrone dell'azienda Sandrone per chiedergli se si ritrova un po' sugli elementi che ha tracciato Carino. Prego. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì? Ok, bene. Ma sì, io mi ritrovo nella quasi totalità delle affermazioni di Scavino. Io vorrei sottolineare il fatto che appunto siamo un gruppo di famiglie che rappresentano delle aziende di una dimensione ancora diciamo non grande, per cui essere a diretto contatto e avere il controllo della situazione sicuramente per noi è una grande fortuna. In un momento in cui vedo che ci sono delle problematiche sempre maggiori, a partire anche a quelle del clima, poi magari ne parliamo un attimino. Sì, mi ritrovo nella rappresentazione, nella spiegazione dell'annata perfettamente. Devo dire che il Nebbiolo, come sempre, ha delle risposte bellissime, ha molteplici situazioni. È un vitigno che sicuramente si è selezionato nella nostra zona è perché è terribilmente adatto alla nostra zona e ai cambiamenti climatici. Ha risposto benissimo anche nella fase finale di quest'annata, che io definirei altalenante, perché, come diceva Luigi, è partita con un anticipo importante durante il percorso dell'anno. Una parte di questo anticipo l'abbiamo perso. Ha resistito molto bene alle temperature elevate di agosto, per poi dare quel colpo di coda tipico del Nebbiolo quando arrivano le notti fresche, che sono arrivate, perché comunque abbiamo avuto le prime nevicate sulle nostre Alpi già a metà settembre, ecco. Quindi ha avuto la risposta a questa altalenanza di temperature fra notte e giorno, e secondo me questo è quello che dà un valore aggiunto alla qualità dei vini ottenuti dal Nebbiolo. Nel senso, se noi non aspettiamo il momento giusto della maturazione di quest'uva, secondo me ci perdiamo una parte del potenziale, e questa parte del potenziale è la complessità. Quindi fortunatamente sono arrivate queste notti fresche. Chi ha saputo aspettare, chi non ha avuto paura di quel weekend, di quel brutto weekend che per qualcuno è stato veramente tragico, non nella nostra zona, ecco, però nelle zone vicine di confine fra Francia, Liguria e Piemonte abbiamo visto degli effetti disastrosi. Ecco, chi non ha avuto paura e ha saputo aspettare, secondo me ha portato a casa di nuovo dell'uva, mi permetto di dire, strepitosa.
Quindi, riassumendo, io direi che è stata un'annata sicuramente anticipata da un lato, altalenante. Sotto certi aspetti abbiamo avuto una vendemmia facile, perché tolto quel weekend abbiamo lavorato in condizioni, mi permetto di dire, perfette, e devo dire una vendemmia anche ricca a partire, se parliamo in generale, in quantità, ma ricca di sostanze, abbiamo una bella gradazione alcolica, un'acidità importante e a vedere dai primi andamenti abbiamo anche una ricchezza in colore e polifenoli molto molto interessante. Ecco. Benissimo, continuiamo. È molto interessante la sottolineatura, cioè il passaggio da un'annata che si preannunciava come anticipata e poi dopo l'aspetto che sottolineava Sandrone, cioè quello di l'importanza di sapere aspettare, no? Vedendo anche come le condizioni climatiche si evolvono, cambiano anche nell'arco di pochi giorni, di settimane, saper aspettare per attendere la completa maturazione dell'uva. Sempre continuando in questo nostro giro barra focus sulla vendemmia 2020, io chiamerei adesso in causa Gianluca Torrengo dell'azienda Prunotto, che non vedo. C'è? Ci sono. Buongiorno. Prego. Avevo un nome diverso, per questo non la trovo. Ok, perfetto. Prego. Sì, no, sono io. Siamo in due, prima io, poi il mio collega. Niente, io non faccio altro che confermare quello che è stato detto per quello che riguarda la qualità delle uve, per cui un'annata che tutto sommato è stata generosa con le uve, si è dovuto lavorare comunque in linea perché ci sono stati i soliti momenti complicati, come sempre in campagna. Però il vantaggio di quest'anno è che sono arrivate delle uve in cantina con una sanità che era da diverso tempo che non si vedeva. Quindi se si è lavorato bene in vigna, in automatico in cantina sono arrivate delle bellissime uve. Non c'è neanche stato quel bisogno di quel grosso lavoro di selezione sulle uve né in vigna né per chi lo fa in cantina, perché comunque i grappoli dopo il gradamento erano veramente, veramente molto belli. E questo ha reso tutto più semplice in cantina. Nel senso che dopo la pigiatura e la raspatura i corsi fermentativi sono stati molto lineari, non ci sono stati dei problemi legati a resti o a quelle gradazioni alcoliche importanti che comunque ci sono, non hanno provocato nessun problema a livello fermentativo, che è una cosa tra virgolette non rara negli ultimi anni, per cui è andato veramente tutto bene. Una cosa che, scaricando le uve quest'anno, tutte le uve, dalle bianche alle rosse, ai nebbioli in modo particolare, emergeva durante la pigiatura, durante la lavorazione, il profumo. C'era un profumo di uva che era da parecchio tempo che non si sentiva. Questo proprio perché l'uva, come è stato detto, a livello climatico, queste escursioni termiche giorno-notte hanno fatto sì che tutte le uve, ma soprattutto nel nebbiolo, si sentisse quel profumo di rosa, quel profumo di tipico dell'uva nebbiolo che si sente in pochissime annate. Questo sta a significare che comunque l'uva, come noi, del resto, un'annata come il 2020, siamo tutti in balia della natura, e la natura è stata probabilmente più generosa con l'uva, con i prodotti agricoli, e un po' meno generosa con noi, esseri umani, regalandoci il Covid da poter gestire. Non direi altro perché comunque, come è stato detto, tutto bene in campagna, tutto altrettanto bene in cantina, per cui direi che i risultati saranno sicuramente molto molto positivi. Grazie mille. Bene, benissimo. Ho aggiunto un altro aspetto importante che spesso è decisivo per definire la qualità di un'annata, cioè quella relativa alla sanità delle uve, che è un aspetto che non è mai scontato, soprattutto quando poi comunque le piogge non mancano, no? Spesso le piogge vengono seguite da problemi
sanitarie. Non è stato questo il caso, anche perché, come è stato ricordato prima, poi immediatamente ci sono state temperature, un andamento climatico secco, quindi diciamo, l'effetto negativo che poteva venire con le piogge diciamo, è stato un po' neutralizzato. Proseguendo nel nostro excursus sulla vendemmia 2020, passerei adesso la parola a Pio Boffa dell'azienda Pio Cesare. Quindi innanzitutto, se si ritrova su queste indicazioni che già sono state fornite, se le condivide, e poi, vabbè, poi avremo modo di parlare anche degli altri temi. Prego. Come si fa a non condividere dei pezzi da 90 del Barolo come i nostri colleghi che hanno parlato fino adesso? Certamente, certamente condivido. Io vorrei portare qualcosa di un po' meno tecnico nelle discussioni che hanno fatto i miei amici. Da quando siamo stati fermi con quella brutta bestia che ci ha tenuti impegnati per molti mesi, ho detto ai miei: questo è l'anno in cui possiamo tagliare e possiamo diradare chiudendoci gli occhi e non pensando tanto, non alla redditività, ma al quantitativo che riusciamo a portare a casa. Ho insistito, siamo andati, l'abbiamo tolte. Tutto sommato sembrava di aver lavorato bene, di avere una vendemmia che ci avrebbe portato una quantità di uva un po' più bassa del normale, e invece no. La natura, qualcuno dei miei colleghi ha parlato e ha detto che la natura è stata clemente con l'uva e con la vendemmia, mentre non è stata clemente con le malattie. Un altro anno, in un'altra annata, se avessimo avuto il connubio qualità altissima con quantità discretamente alta, io avrei fatto i salti di gioia. Quest'anno faccio sempre i salti di gioia, perché la qualità dell'uva e quindi dei vini che stiamo finendo di far macerare è straordinaria, ma mi vengono in mente tante cose che mi fanno sudare, che mi fanno un po' di paura, perché sto pensando alla vendemmia del 2021. Qua la vendemmia del 2021 è alle porte, in un momento in cui probabilmente abbiamo tutti, credo, e non ho nessun problema a dire che nessuno di noi si nasconda dietro un dito, quando si spera di avere lo spazio sufficiente, almeno io spero di avere lo spazio sufficiente in cantina l'anno prossimo per portare a casa la vendemmia. Cosa voglio dire? Voglio dire che sì, abbiamo avuto questa grandissima qualità. Io non ricordavo gli acini di Nebbiolo che mandavano fuori le gocce rosse. Si vedono sui dolcetti le gocce rosse quando sono mature. I Nebbioli con le gocce rosse che arrivavano in cantina io non li vedevo da anni. Segno che abbiamo avuto la pazienza di aspettare. È facile, per me è stato facile quest'anno, nelle riunioncine fatte in campagna, dire aspettiamo. Gli altri anni c'erano le previsioni cattive, quel weekend che abbiamo citato tutti ci ha fatto un po' tremare i polsi, ma un paio di giorni prima io avevo detto al massimo piove un paio di giorni, faremo qualcosa di meno, visto che tanto quest'anno di tanto vino non ne abbiamo bisogno così tanto, almeno parlo per noi e parlo per me personalmente. E invece ne è arrivato tanto, è arrivato buono. Quindi eravamo pronti al sacrificio quantitativo quest'anno. E quindi è stato anche facile scommettere sulla qualità, perché aspettare a me non ha fatto paura. Poi ci è andata bene, perché quel weekend, le condizioni climatiche di quel weekend non sono continuate anche per la settimana successiva e siamo potuti entrare nei filari per portare a casa le uve. Quindi anche per me, viva la vendemmia 2020, speriamo che quelle che vengono in futuro siano così buone e così ricche.
Benissimo, mi sembra che il quadro che è stato tracciato sia senza dubbio molto positivo. E ripeto, bisogna coglierlo a mio avviso come un auspicio per il futuro, insomma, perché sicuramente avremo da affrontare mesi difficili, meglio affrontarli in cantina un'annata di quelle che non si ricordavano da tempo, no? Quindi questo, insomma, è una notazione banale, però è la verità. Avere spazio in cantina è un altro tema che è stato ricorrente in questi mesi. Il Ministero delle Politiche Agricole ha provato a mettere in campo degli interventi per cercare di contingentare un po' le quantità. Purtroppo sono stati un po' un fallimento, io li ricordo. La distillazione di crisi, sono stati utilizzati, insomma, i soldi, i 50 milioni, i 50 milioni stanziati sono stati utilizzati in minima parte, anche perché c'era un prezzo di intervento molto basso, intorno ai 27 centesimi, insomma, che da molti è stato ritenuto non appetibile. Ed è stata, insomma, deludente anche la misura nuova che era stata messa in campo, la riduzione volontaria delle rese, per la quale sono stati utilizzati 39 milioni sui ben 100 che erano stati stanziati. Di queste risorse non spese, io me ne sono occupato proprio sabato scorso, si è riusciti a mettere in campo in zona Cesarini, perché i soldi vanno utilizzati entro il 31 dicembre di quest'anno, sono stati dirottati sugli sgravi contributivi e previdenziali per i lavoratori e per le aziende agricole che inizialmente non erano state previste come codice Ateco tra i beneficiari della misura. Adesso, con una serie di emendamenti, tutto molto, molto veloce, che proprio in queste ultime settimane si è riusciti a ricomprenderle, e speriamo che da queste misure possa arrivare un'iniezione di liquidità per le imprese, almeno una forte riduzione di costi, no? Che sempre liquidità è, e che possa dare una mano alle aziende che hanno affrontato mesi difficili. E per cui tutto questo per dire come adesso passiamo dal focus sulla pandemia, che sicuramente ci ha messo di un buon umore, ai temi più strettamente economici, e ce ne sono tanti. Io ne ho sottolineati alcuni, suggeriti alcuni nel preparare questo nostro incontro di oggi, perché qualcosa è già stato anche toccato di sfuggita negli interventi precedenti. Per esempio, tutti i temi, insomma, un po' legati al lockdown che abbiamo vissuto e che speriamo resti naturalmente confinato ai mesi tra marzo e giugno di quest'anno, e che non ce ne sia bisogno di ulteriori restrizioni. Le notizie che arrivano tutti i giorni sono insomma allarmanti. Per il momento in Italia si sta cercando di tenere duro e di non ricorrere a chiusure generalizzate, ma si spera di poter affrontare degli interventi più mirati e verticali, cercando di concentrarli nelle zone più a rischio. Comunque questo lo vedremo successivamente. Uno dei temi, diciamo, che è stato molto ricorrente nel settore vitivinicolo, ma non solo, nel settore vitivinicolo in particolare, è quello ovviamente della chiusura del canale Horeca in Italia, ma anche all'estero, che si è tradotto poi in una flessione, in una difficoltà per l'esportazione, perché la ristorazione anche internazionale è un canale molto importante, in particolar modo per un vino di grande qualità come il Barolo. Questa è stata un po' una delle grandi contraddizioni di questa stagione del Covid, cioè la chiusura del canale Horeca è andato a penalizzare proprio le aziende che più hanno investito negli anni per ottenere un posizionamento medio-alto, no? Un posizionamento alto di qualità e anche di prezzo che viene riconosciuto più dal canale della ristorazione che non da quello da altri canali come quello della grande distribuzione, o ancora si fa un gran parlare
dell'ottimo trend che hanno avuto nei mesi del lockdown le vendite online, però ricordo che quello là è un altro canale nel quale insomma i prezzi fanno fatica ad essere riconosciuti prezzi diciamo medio alti. Comunque, parlando quindi in particolare delle difficoltà legate al canale Horeca e alla difficile ripartenza dell'Horeca, io ritorno dall'ultimo interlocutore, cioè da Pio Boffa dell'azienda Pio Cesare, che ha alcune indicazioni da dare. Prego. Grazie. Credo che un po' tutti noi qui a Barolo, a Barbaresco, ma anche a Macchia di Leopardo, nelle grandi zone viticole e vinicole italiane, abbiano sempre privilegiato il connubio con la ristorazione, perché all'inizio, quando non c'era tutta questa facilità di media e di comunicazione, e quando veramente per poter parlare con le persone bisognava veramente viaggiare, i nostri alleati più importanti, a mio modo di vedere, erano ristoranti più o meno italiani sparsi per il mondo, perché costoro riuscivano a far aprire le bottiglie di Barolo e di Barbaresco, che in comparazione con quegli altri vini che in giro per il mondo la clientela che serviva a noi, quella di alto livello, beveva normalmente, erano più facili, erano più morbidi, erano più appetibili a un palato che non conosceva bene il connubio acidità tannini. Allora, quando questi nostri amici, io parlo degli inizi degli anni 70, quando qualcuno di noi cominciava ad andare in giro per il mondo, i nostri amici ristoratori stappavano le bottiglie di Barolo, le facevano bere a chi beveva i Cabernet o i Bordeaux, perché allora si parlava di quei vini lì. Questi signori qui ci hanno aiutato tantissimo a mettere in bocca ai consumatori che interessavano a noi lo stile dei vini nostri, che poi non si trovavano in nessun altro vino del mondo, perché le caratteristiche del Nebbiolo che ci sono a Barbaresco, che ci sono a Barolo, non ci sono da nessun'altra parte come tipologia di vino. E allora tutti noi abbiamo impostato le nostre, per parlare di strategia di marketing o di vendita, mi viene un po' da ridere, perché è quando cominciavamo a fare questi discorsi, tante strategie non ce le avevamo. Si correva, si cercava di lavorare, si cercava di far assaggiare le nostre vite. E quindi tutti noi, o moltissimi di noi, si sono affidati a questo canale, che poi è stato un canale vincente. Ovviamente non si è trascurato l'off trade, non si è trascurato l'asporto, ma abbiamo dato tutti un'importanza più che del 50%, almeno nel nostro caso, nel caso di Pio, all'Horeca, e trovandoci negli Stati Uniti con l'Horeca chiusa, in Italia con l'Horeca chiusa, in Asia, in sud-est asiatico con l'Horeca chiusa, in Giappone con l'Horeca chiusa, in Australia con l'Horeca chiusa, in Brasile con l'Horeca chiusa, forse in Canada non era chiusa così tanto, Nord Europa l'ha chiusa dopo. È ovvio che noi abbiamo avuto dei problemi seri. Si parla di finanziamenti, si parla di aiuti al nostro settore, ben vengano gli aiuti, ma io faccio il paragone che c'è tra assicurarsi contro la grandine, che costa dei soldi, che però ti dà un ritorno, ma quel ritorno è un ritorno in quattrini, che non ti dà delle bottiglie che tu puoi mettere nelle carte dei vini del ristorante in giro per il mondo o nei negozi in giro per il mondo e continuare a far circolare il nome del Barolo e il nome del tuo vino. Per cui è chiaro che la ristorazione, che la distillazione ha avuto poco appeal, perché qui da noi c'è un vecchio detto che dice
a pagare e a morire c'è sempre tempo. Quindi a buttare via i quantitativi dei nostri Barolo a 0,20 e 0,30, penso che ognuno di noi ci abbia pensato sopra. Fortunatamente il Barolo qualche anno in più dura, non è il caso per gli altri vini di Langa, ma il Barolo e il Barbaresco per un po' di anni durano. Quindi io trovo molto, ma molto rischiosa questa situazione nella quale stiamo ricadendo adesso, e penso che se negli Stati Uniti, se in tanti altri mercati che ho avuto modo di vedere, non personalmente, ma di toccare con i nostri partner, ci sono ristoranti con i quali noi si lavorava, noi tutti nove lavoravamo, e che non hanno ancora neanche aperto da febbraio di quest'anno negli Stati Uniti e in tante altre nazioni, io mi chiedo quel 50-60% di vendite di Barolo che venivano fatte in giro per il mondo, perché qui dentro, in questi nove signori, nove famiglie che siamo qua, sono tutte famiglie che hanno esportato minimo il 70% della loro produzione fuori dai confini nazionali. E dove andiamo a vendere queste bottiglie? E questo è il mio grossissimo dubbio. Se arriva il vaccino, se arriva in tempo il vaccino, ci mettiamo qualche mese l'anno prossimo, 5, 6 o 7 mesi l'anno prossimo, per poter mettere le cose un po' tranquille e ripartire nel 2022. Io spero che questo non debba succedere, ma ne sono sempre più convinto che è un po' uno spettro negativo che però diventa sempre più reale. Questa è la mia posizione. Molto negativa. No, ma io quando sento che bisogna, scusi, poi ho finito, quando sento che bisogna non dare panico, quando sento che bisogna dire delle cose positive, è vero che bisogna dire le cose positive, ma signori, noi stiamo soffrendo, e se non diciamo che stiamo soffrendo, il consumatore, anziché aiutare noi che stiamo soffrendo, va a aiutare quegli altri che soffrono di meno. E con noi questo non ce lo possiamo permettere, perché lasciando perdere per un anno e mezzo o due la PIL che il Barolo aveva con l'annata del 2016, che avrebbe dovuto strafondare i mercati, non l'ha fatto. Io non ci credo che ci sia gente che abbia venduto più Barolo quest'anno che l'anno scorso, se si dice la verità. Grazie. Senta, su un'altra cosa, visto che abbiamo parlato dei canali distributivi, mentre invece la sua opinione, parlo a dottor Boffa, la sua opinione su vendite dirette e canali online possono magnifico, essere alternativa oppure... Magnifico, bello, interessante, stimolante, ci porta direttamente in casa delle persone che noi vogliamo avere, ma quanto ha contato sul consumo dei vini di fascia alta come i nostri Barolo? Ha aiutato molto i vini fino a 20 euro, 25 euro, questo dicevano le statistiche. Noi siamo rimasti un pochino fuori. È chiaro che tutti abbiamo imparato adesso a avere un po' più di rapporti con questi canali online, e tutti ce l'abbiamo, ma la ristorazione per il mondo, dottor Dell'Orefice, che abbiamo tutti in mano, avevamo tutti in mano su quanti? 30, 40, 50 paesi in giro per il mondo. Chi ce la dà se non di nuovo loro? Certo. Insomma, quindi il quadro purtroppo per il canale Horeca, lo so perché ovviamente stiamo parlando di un vino che è particolarmente esposto con il canale Horeca. È chiaro che le parole, si è parlato di sofferenza, la parola utilizzata, stiamo soffrendo, mi sembra che renda fin troppo bene l'idea, ed è giusto che si mettano sul tavolo i problemi per quelli che sono. Anche il richiamo che è stato fatto l'annata 2016 mi è sembrato molto interessante, doveva essere un'annata che doveva fare sfracelli sui mercati, e purtroppo è uscita in un periodo tra i più bui, diciamo, che abbiamo vissuto. Speriamo che, insomma, almeno si conserva, magari si riesce a,
a recuperare più avanti, insomma. Dicevamo, l'altro capitolo è ovviamente l'export, che pure questo è stato toccato dalla chiusura del canale Orica, perché molte delle bottiglie che vengono esportate vanno nella ristorazione internazionale. Per parlare, anche se i numeri poi complessivi a livello di vino italiano non sono così negativi, però è chiaro che c'è chi soffre di più e chi invece riesce un po' a limitare i danni. Per una valutazione un po' sul trend delle esportazioni, io passerei la parola a Emanuele Baldi dell'azienda Brunotto. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Allora, si diceva prima appunto che il 2020 è stata una grandissima annata con un grande potenziale. E è vero che passeranno ancora diversi anni prima che la immetteremo sul mercato, ma sicuramente avere una grande annata è sempre una freccia importante al nostro arco. In particolare, come si diceva, il 2016 è stata considerata un po' da tutta la critica internazionale la grande annata, quella che aspettavamo da tanti anni, e ha dimostrato grandissima resilienza. Parla molto di resilienza in questo periodo. Il Barolo ha avuto 10 anni in cui è cresciuto molto in tutti i mercati del mondo. Quest'anno ci aspettavamo veramente di fare riempire la bisaccia e finire probabilmente il Barolo in 6 mesi, e probabilmente da come sono partiti gennaio, febbraio, l'avremmo fatto. Invece ovviamente poi i 3 mesi lockdown e quello che è successo ha rallentato molto gli acquisti e anche forse un po' l'attenzione. Ciononostante, io credo che i risultati che quest'anno sta ottenendo il Barolo siano comunque straordinari, se uno pensa alla situazione che stiamo vivendo, alla crisi, come si accennava prima, dottor Boffa, sull'Oreca. E all'estero diciamo che possiamo dire è successo esattamente quello che è successo in Italia, quindi ci sono realtà estremamente diverse. L'attenzione al Barolo e all'annata 2016 è comunque stata molto alta, soprattutto in tutti quei canali che vendono direttamente ai privati, le enoteche, e che quindi sanno di poter contare su una base di collezionisti che comprano il Barolo anche per metterlo via. E fortunatamente diciamo che la maggior parte dei consumatori che bevono Barolo nel mondo, sicuramente una parte può anche aver sofferto economicamente, ma una buona parte in realtà continua ad avere un reddito alto, e quindi gli acquisti, l'attenzione sul 2016 è stata molto alta. Condivido sicuramente un po' di preoccupazione forse per il 2021 sull'annata 2017. Però all'estero, ecco, diciamo che ci sono state realtà molto diverse. In particolare, ovviamente, ognuno di noi, ogni azienda può avere delle realtà diverse in base anche all'importatore. Però quello che è successo è che i mercati, mediamente, che lavoravano molto sull'asporto, in particolare i monopoli, hanno comunque reagito bene, sono stati aperti quasi sempre durante il lockdown, la gente era a casa e ha bevuto, magari risparmiando i soldi che spendeva prima per andare in vacanza, ha bevuto anche meglio. E quindi Svezia, Norvegia, Canada, in realtà hanno dato dei risultati e delle risposte molto forti anche sul Barolo. Altri mercati, come potevano essere l'Inghilterra, dove Londra ovviamente vive di ristorazione, gli Stati Uniti, dove comunque il grosso dei mercati per il Barolo sono sulla costa est e sulla costa ovest, nelle grandi città, quindi New York, Los Angeles, dove i ristoranti sono stati chiusi, ovviamente invece segnano una perdita importante dei volumi. E purtroppo il problema non solo è una perdita per il 2020, ma che rischia di rallentare le vendite anche nel 2021, fin tanto che il problema Covid non venga risolto. Quindi direi il Barolo, soprattutto per aziende storiche come quelle del gruppo di Deditus, sicuramente hanno una distribuzione capillare in 50, 60, 70, 80, qualcuno forse anche di più, paesi nel mondo, e quindi possono bilanciare le perdite e in qualche modo assorbire il colpo. Certo, non si può pensare di recuperare quelle che sono state le vendite del 2019, ma credo che di tutti i vini che produciamo, Barbera, Dolcetto, e Barolo sia stato probabilmente il vino che ha reagito meglio proprio per il grande successo, il grande interesse che è stato dimostrato da tutti i mercati negli ultimi anni.
Certo, un grande punto interrogativo e un grande un po' di paura sicuramente c'è per il 2021, perché nessuno sa cosa succederà. Quindi sappiamo di avere un po' di 2016 ancora da spendere nel 2021, e questo sicuramente l'attenzione non mancherà. Quando uscirà il 2017 bisognerà capire qual è l'attenzione su questa annata da parte del cliente finale, soprattutto del collezionista e delle notifiche. Sicuramente si accennava prima alle vendite online, anche all'estero ci sono stati dei gruppi molto importanti, in particolare si può parlare negli Stati Uniti di un colosso come Wine.com, che ha cresciuto di tripla, quadrupla cifra, perché veramente sono dei canali che stanno crescendo moltissimo, e quindi compensano in piccola parte o aiutano il canale delle vendite delle enoteche, ma non servono certo per compensare la perdita nell'orecchio. Quei volumi lì bisogna andarli a ricercare, bisogna farli ripartire il prima possibile, quando sarà possibile. Va bene, grazie. Grazie, non ho spaccato sull'export, insomma, sicuramente interessante. Strettamente legata al tema dell'export e poi il tema della promozione. Questo qua è un tasto sul quale io sto battendo già da qualche settimana, perché naturalmente di fronte a una situazione di grave crisi come quella che abbiamo vissuto si sono moltiplicate le richieste di risorse da destinare alla promozione. A quel problema non è tanto quello delle risorse, che sicuramente è meglio che ci siano che avere invece la borsa vuota. Il problema qua è che tipo di promozione fare, perché diciamo i canali, o meno le modalità che si sono sempre utilizzate in passato sono ovviamente messe nell'angolo dalla crisi del Covid, perché le fiere sono state tutte annullate nel 2020, quelle del 2021 sono al momento previste nei calendari, ma nessuno sa dire se realmente si faranno. Gli incontri B2B e gli incontri anche le degustazioni pubbliche eccetera pure sono piuttosto limitate. Qua c'è un problema anche di modalità con le quali effettuare le azioni promozionali, e questo è un ambito completamente da reinventare. Per esempio, per discutere di questi aspetti passo adesso la parola ad Alberto Cordero dell'azienda Cordero di Montezemolo. Prego. Sì, grazie. È un discorso molto, molto ampio e complesso, ovviamente. La promozione, come la intendevamo fino a pochi mesi fa, ovviamente ha poco senso oggi, perché il problema di fondo è la mobilità. Se noi non torniamo ad avere una certa mobilità globale, perché non è solo quella locale, ma è globale, è inutile che parliamo di tanti aspetti. Prima noi viaggiavamo in giro per il mondo, si potevano organizzare eventi, si potevano fare tante cose di aggregazione. La fiera è un luogo dove sostanzialmente arrivano 10.000 persone in un giorno, e ovviamente hanno dei costi e richiedono dei determinati investimenti. Se noi iniziamo a cancellare quelli che sono voli, cene, fiere e quant'altro, capiamo immediatamente che la promozione, cioè avere dei soldi da spendere per fare cose che si facevano prima, ha poco senso. Credo che ci sia un discorso molto complesso, ovviamente deve essere anche affrontato non in questi termini, cioè semplicemente legato al mondo vitivinicolo, ma molto più socio-economico a livello italiano, europeo e globale. Ossia bisogna andare a dare i soldi dove servono, dove poter magari in un futuro o molto più in fretta tornare a quella che era la mobilità precedente. Quindi invece che avere dei soldi magari da spendere adesso per fare chissà quale promozione, forse quei soldi lì, visto che sono come sembra essere piovuti miliardi dall'Europa, forse andavano spesi nei trasporti pubblici o in tutta quella rete di strumenti che cercano di
tutelare il cittadino che quindi può andare a lavorare, quindi può guadagnare, a questo punto può andare al ristorante perché il ristorante è sicuro, e il problema a noi produttori non si pone nemmeno. Cioè bisogna creare i presupposti quindi per tornare a questo. Mi riallaccio quindi anche a tutte quelle azioni che sono state un po' proposte in campo agricolo per, diciamo, dare una mano al nostro settore. Sono un po' palliativi che hanno lasciato un po' il tempo che trovano per questo motivo qui. Se io non risolvo il problema alla radice, in cui devo creare sicurezza, è inutile che io ad ogni settore do delle micro pilloline per farci contenti. 600 euro non ci cambiano la vita, tanto per intenderci. Se poi tanto ho tutti i ristoranti chiusi e ho la cantina piena e non so a chi vendere il nostro vino. Giustamente, come diceva Pio, Boffa, è un po' come la grandine, no? Se io ho l'assicurazione, sì, mi paga leggermente il danno che ho fatto, ma di fondo, se io sono uno che produce vino tutti gli anni, il vino poi mi manca, sul mercato devo andare e devo resistere, non solo in questo periodo, ma devo far sì che possa vendere tutti gli anni il mio prodotto. È un discorso molto complesso e sicuramente ci si aspetta anche dalle istituzioni una maggiore attenzione in questi termini, visto che tutta l'estate, volendo, si poteva fare un buon lavoro, e pare che i risultati non siano stati molto positivi, almeno fino a quanto si può apprendere l'ultima settimana sostanzialmente. Infatti è un tema, quello della promozione, piuttosto complesso. Volevo chiedere per esempio l'opinione a Matteo Sardegna di Poderi Luigi Einaudi su questo tema. Volevo soltanto aggiungere una cosa, che è una cosa, un aneddoto che riguarda l'azienda Poderi Luigi Einaudi, e che raccontavo anche ieri a Gianni Gagliardo, che quando 3 anni fa lanciamo Agrisole quotidiano digitale, realizzammo per il Sole 24 Ore con una mia collega un servizio video nelle cantine del Quirinale, che in realtà non è che esistono, insomma, cioè, c'è ovviamente, ci sono dei locali destinati a cantina, però sono abbastanza di servizio, non sono una cosa sulla quale farci un servizio video. In realtà poi lo realizzammo facendo sembrare molto più diciamo spettacolare queste cantine di quello che non fossero in realtà, anche perché c'è stato raccontato che c'era precedentemente una vera e propria cantina, poi erano stati fatti dei lavori, per cui insomma erano dei locali nei quali i vini erano semplicemente parcheggiati. C'era un progetto di farne qualcosa di più strutturato, ma sicuramente in futuro. La cosa che volevo raccontarvi è che quando si voleva fare per esigenze proprio di video aprire una bottiglia, si è creato una grande impasse, perché non aveva timore che aprire una bottiglia anziché un'altra, poi si vedeva nel video, poteva far ingelosire qualcuno, no? Sicuramente sarebbe stato chi rimaneva scontento. Alla fine ha detto al cerimoniale del Quirinale che risolse la cosa con un colpo di genere, aprì una bottiglia di Poderi Luigi Einaudi, perché era l'unica azienda in Italia che può contare il Presidente della Repubblica per i suoi antenati, per cui così è stata risolta diplomaticamente. Volevo solo raccontare questo piccolo episodio. Adesso passo quindi la parola a Matteo Sardegna, prego. Grazie, buongiorno. Sardegna, Manu Sardegna, vabbè, insomma, questo è poco, è giusto una correzione sul cognome. Sì, non abbiamo nessun problema di vendita, perché noi vendiamo tutto al Quirinale, quindi non è assolutamente un problema per noi. No, devo dire che per quanto riguarda la promozione, per quanto riguarda i mercati, l'estero, l'Italia, l'Orico, di cui si è parlato finora, io voglio spuntare un po', tirare fuori un po' di positività, perché tutto sommato non è andata così male. Vabbè,
quanto mi riguarda anche abbastanza bene. È stata un po' un'onda che è partita all'inizio dell'anno molto bene, credo per tutti, le vendite, gennaio-febbraio, con una chiusura che mi ha portato a essere a giugno-luglio a un meno 25% e adesso sono sopra l'anno scorso. Quindi, ma lì, un po' per fortuna, un po' per un lavoro fatto negli anni passati, quindi di contatti che si sono resi alla fine fruttuosi, un po' per avere scelto anche quest'anno, oltre diciamo gli e-commerce, che è da anni che vado dietro, tutti questi wine club nel mondo, che stanno facendo un po' uno shifting tra dai vini francesi, che continuano ad avere chiaramente, che una volta erano sul 100%, i grandi collezionisti, parlo di wine club, che vanno da Los Angeles, a Londra, a Hong Kong, che comprano sempre più vini italiani. Un po' perché i prezzi dei vini della Borgogna sono diventati inafferrabili e poi pochissime bottiglie. Quindi il Barolo, che negli anni ha conquistato sempre più posizioni nel mercato e anche credo la qualità sia salita, è diventato un vino molto più che piace non soltanto agli specialisti ma anche a un pubblico sempre più grande. Quindi alla fine della fiera devo dire, io Barolo, se ne avessi ancora lo venderei, ma non ne ho più, è un colpo di fortuna, devo contraddire Pio, ma vieni a vedere, ma è così che è andata. E quindi è andata bene. La promozione, quindi, io sulla politica, quello che fa la politica europea, sulla propria promozione, la vedo abbastanza, non ci conto tanto. Conto più sulle mie spalle e su quello appunto di cercare dei canali che siano appunto nuovi. Quello ad esempio dei wine club, quello degli e-commerce, certamente anche chiaramente gli importatori. Un tema che mi preoccupa di più di tutti forse è quello del recupero del credito da parte degli italiani. Tutta la parte diciamo dell'orica italiana che adesso diciamo con la crisi che c'è stata e un po' per scusa, un po' per vera crisi, fa fatica a ripagare diciamo ordini ormai che hanno più di un anno. Questo è un altro tema che del credito che mi preoccupa più di tanto, forse più di tutto. Certo che adesso con queste nuove ombre che ci sono, mi preoccupa il 2021. Uno, perché non abbiamo il 2016 da vendere, ma abbiamo il 2017 per quanto riguarda Barbaresco. E quindi è già un'annata magari meno appealing. E quindi se già vedere quanto durerà questa situazione. Per la promozione io devo dire non mi sono fatto delle grandi idee e non ho delle grandi... non ho grande fiducia in quello che si possa fare, non ho neanche delle grandi idee proprio, quindi non saprei neanche cosa poter fare, perché se c'è il mercato che è chiuso e l'orica che è chiusa, non è che si possono dare i soldi, e se però non c'è il mercato, non c'è il mercato, quindi devi andare a cercarti clienti che continuano a bere, devi cercarteli un po' sui tuoi database, un po' in questi nuovi canali, un po' finora c'era molta gente in langa, adesso bisogna vedere se continua a tornare, se continua a esserci, credo sempre di meno nei prossimi giorni, e tutto qua, insomma, quindi sono fiducioso e preoccupato chiaramente dell'anno a venire, fiducioso di come è andata quest'anno, mi aspettavo molto peggio, per assurdo, ma neanche così tanto, i vini meno importanti hanno sofferto di più, i vari, il dolcetto, in particolare noi che siamo i dogliani, è un vino che fa più fatica a uscire. Per quanto riguarda Nebbioli, Baroli, anche perché sono vini che tengono, quindi 2016, anche avercelo, non è una cattiva... Certo, se uno c'ha metà cantina piena, diventa un problema. Questo sicuramente. Cosa che appunto io devo dire non... Fortunatamente non ho. Questo è... Però è scomparso il giornalista. C'è? Ci sono. Ah, perché non la vedo. È scomparso. No, ci sono. Grazie comunque della sua testimonianza. Insomma, anche un po' più... ottimistica diciamo rispetto alle altre, o almeno a lei le cose sono andate tutto sommato. Sì, insomma, vabbè, è importante sapere questo, insomma, no? Cioè, qualcuno la strada la può tracciare, se c'è una strada di qualcuno che va bene,
C'è anche la fortuna, che non è che essendo volumi che non sono quelli che della Fiat, di nessuno di noi, e quindi basta avere un po' dei canali che si aprono al momento giusto, e poi però chiaramente preoccupa molto. Gli Stati Uniti sono quelli che mi preoccupano di più insieme all'Italia, ma sono i due mercati che mi preoccupano di più. Gli Stati Uniti sono il mercato che mi è andato forse peggio. Certo. L'Italia prima di tutto e gli Stati Uniti dopo, però sono cresciuti molti altri paesi del nord, come diceva Emanuele, tutti i paesi scandinavi, anche Danimarca, Olanda, anche Germania quasi raddoppiato, non so per quale motivo, devo dire, un po' sì, ho insistito, ho cercato nuovi clienti, nuovi piccoli distributori che hanno comprato e entusiasti di quest'annata 2016. C'è da dire che la qualità conta e tutti la facciamo ovviamente, e credo che il 2016 è un'annata che è stata molto apprezzata. Mi preoccupa un po' di più il 2017, che è buona ma non ha quella standing che ha il 16. Grazie. Va bene, io adesso invece faccio un passo indietro, nel senso che da queste considerazioni ampie che abbiamo fatto di mercato, tornerei un attimo all'aspetto più strettamente produttivo, ma che poi insomma è un po' a cavallo, perché riguarda anche diciamo il tema della valorizzazione e quindi anche della promozione. Ed è il discorso sui crew, se sono i crew del Barolo, che da sempre sono un elemento caratterizzante di questa denominazione, se sono ancora un elemento importante sul quale puntare anche per il futuro per valorizzare questo straordinario vino. Per questo passo la parola a Stefano Gagliardo di azienda Poderi Gianni Gagliardo. Prego. Ha mandato un messaggio che ha abbandonato perché non poteva, aveva un impegno. C'è scritto sulla chat. Passiamo oltre. Ritorniamo. Allora, un altro dei temi che avevo sottolineato, diciamo, che hanno un po' a che fare con il rilancio, almeno come temi generali. Per esempio, uno degli aspetti, sto introducendo un po' la tematica del Recovery Fund e quindi delle iniziative che verranno intraprese per accelerare un rilancio dell'economia tutta. Per esempio, uno dei temi è quello della digitalizzazione, che potrebbe riportare un po' in auge i borghi e le aree rurali, potrebbe offrire delle nuove possibilità. Per questo passo la parola a Stefano Chiarlo dell'azienda Michele Chiarlo. Prego. Sì, ecco. Se posso riallacciarmi anche a un discorso un po' che era già stato iniziato prima, su quello che è stato anche un po' la sorpresa di vedere comunque molta gente in ganga durante questo periodo estivo e inizio autunnale. Abbiamo visto molta gente, in modo anche un po' inaspettato, molte persone che proprio cercavano questi posti naturali, che hanno cercato di avere delle esperienze sia degustative che di cene all'aperto nel periodo estivo, e quindi questo è stato anche un aspetto che ci ha visto anche un certo pubblico un po' nuovo, che non era mai stato in ganga, magari soprattutto italiani, ma anche molti belgi, molti olandesi, che non pochi avevamo visto in passato. E riallacciandomi al canale anche della vendita diretta, comunque dell'accoglienza, la ganga è diventata nel corso degli anni un posto sempre più attrattivo per l'alta ristorazione, ma anche per il turismo dei nord europei, per un turismo green, slow, anche in termini di camminate e bike. Ecco che secondo me la digitalizzazione deve essere veramente un'occasione anche unica per farci trovare pronti, secondo me, dal 2022, perché abbiamo così una grande ricchezza di,
di artigiani del gusto, di cantine, di gente che fa la ciarca del tartufo, però devono essere messe a sistema e devono essere ormai tutte su questo attrezzo qui, no? Io sono anche un attimino un po' più positivo, non più positivo, io proverei anche a gettare il cuore oltre l'ostacolo, oltre il 2021. Il 2022, se toccando ferro tutto quello che c'è nei dintorni, se per caso riusciamo veramente a uscirne in modo completo, io mi auspico anche una, un po' un periodo anche moralmente come il dopoguerra. Io non ho vissuto personalmente il dopoguerra, ma sentendo mio padre e molte persone che hanno vissuto quel periodo lì, quello che ci potrà lasciare di positivo il Covid è quello che dobbiamo in tutti noi, chi avrà avuto le spalle per superare il 2020 e il 2021, ci lascerà questa voglia veramente di viaggiare, di socializzare, di vedere, di non di cogliere l'attimo fuggente, no? Un po', cioè di non rimandare le cose che in passato avremmo magari pensato, ma sì, il prossimo anno faccio quello e quello ancora. E quindi ecco che bisogna trovarci, secondo me, molto pronti da un punto di vista di accoglienza in Langa, sempre di più digitalizzata, proprio per poter pianificare una permanenza in Langa, magari non di 2 o 3 giorni, ma di una settimana intera. La digitalizzazione è, secondo me, è quel turbo che darà anche, come dire, l'opportunità di avere più esperienze, un'esperienza più completa nel momento in cui si arriva in Langa, e soprattutto di organizzarci prima, come oramai tutti noi facciamo quando dobbiamo scegliere una meta turistica, da andare a sciare, andare al mare e ai monti, ci informiamo prima di che cosa possiamo fare una volta arrivati in loco. La Langa, sia la Bassa Langa che l'Alta Langa, hanno un potenziale ancora molto inespresso, secondo me. Se noi consideriamo quelle che sono le mete turistiche più organizzate da un punto di vista vinicolo, da Napa Valley a Stellenbosch e via discorrendo a Bordeaux e Bourgogne, e quindi come dire, non sarà mai attrattiva per un grosso pubblico, la scelta obbligata per avere un pubblico adatto alla Langa è sempre quella di piccoli gruppi e comunque di un turismo non mordi e fuggi, però come dire, sia la digitalizzazione, ma anche un altro tema che vorrei toccare, che è un po' quella della mobilità sostenibile, che può essere un valore aggiunto per una zona UNESCO, e cioè quello di adottare dei sistemi veramente di circolare all'interno della zona del Barolo con auto più sostenibili, e soprattutto è molto simpatico un po' quello che è accaduto negli ultimi giorni in Langa. Ci sono stato un paio, molto simpatico, perdono, fa molto pensare, no? Ci sono stati un paio di incidenti, di cui uno simpatico, che è quello che un camion ha perso 400 maialini, no? in una di queste curve, e molti sentivo il dibattito di molti sindaci che stanno sensibilizzando un attimino l'opinione pubblica su quale dovrà essere anche su queste strade il traffico pesante, come potrà ovviare una zona così vocata alla sostenibilità ma anche al turismo lento il fatto di vedere continuare a passare magari un traffico pesante così impattante. Ecco che questa riflessione, secondo me, sarà molto importante se troviamo le soluzioni, proprio perché se veramente si trovano delle soluzioni può attirare sempre di più un fruitore del nostro territorio, sempre più sensibile alla natura e anche sensibile ai rumori, sensibile a tante
a tante cose, perché la Langa è un posto che veramente chi lo vive calpestando il terreno può darti delle emozioni e delle sensazioni uniche, e quindi bisogna veramente avere sempre più sensibilità e trovare delle soluzioni in tal senso. Beh, ringrazio Chiaro che ha introdotto anche il tema della sostenibilità, perché è un'altra delle parole chiave per il futuro, ma che avrà spazio sicuramente anche negli interventi del Recovery Fund, insieme ad altri due diciamo, aspetti che saranno sicuramente la lotta al dissesto idrogeologico e anche una nuova stagione delle agroenergie. Se ne è già parlato, ne ha già parlato più volte anche la ministra Bellanova di recente, quindi voglio sapere l'opinione riguardo a questi aspetti di Alberto Cordero dell'azienda Cordero di Montezemolo. Prego. Ma un'idea precisa sinceramente su questo aspetto non ce l'ho, perché sinceramente ci tocca in modo relativo. Noi faccio semplicemente vino e le agroenergie sono sostanzialmente attività che vanno a parer mio a consumare suolo importante che potrebbe essere utilizzato peraltro per andare a creare qualche piccola fonte di energia che però non cambia il bilancio economico energetico del nostro paese. Quindi onestamente non sono uno che crede molto in queste cose qui. Ci sono indubbiamente tanti passi avanti da fare nell'ecosostenibilità, quindi quello che è l'elettrico, l'eolico, ci sono mille altre soluzioni che sicuramente possono intervenire. Sull'agricoltura quello che si può fare è invece singolarmente ognuno di noi avere una maggior sensibilità nel coltivare il proprio orticello, quindi diminuire tutto quello che è scarto, tutto quello che può essere riciclato deve essere ovviamente privilegiato, e questo già farebbe un enorme passo avanti in termini di ecosostenibilità e per certi versi anche di risparmio energetico di ogni singola azienda. Noi per esempio siamo biologici dal 2013 e mi accorgo comunque che enormi passi si possono fare, però ce ne sono ancora altri mille che ne potremmo fare. I vincoli sono un po' legati a vincoli economici, vincoli territoriali, vincoli anche di tecnologici, cioè non si hanno ancora gli strumenti per magari poter sia l'idea sia in mente bene quello che potrebbe essere il risultato, ma non ci sono ancora oggigiorno le tecnologie che possono aiutarci in questo. In questo si potrebbe riallacciare quindi al discorso della promozione, in cui magari tanti soldi buttati per promozioni che lasciano il tempo che trovano potrebbero essere invece utilizzati per investire su ricerca e sviluppo di prodotti magari meno impattanti, fonti di energia che possono essere più pure e che sicuramente non domani ma nel giro dei prossimi 5-6 anni ci possono portare giovamento. Anch'io sono abbastanza positivo, non bisogna dirlo, ottimista, e condivido sia un po' l'idea di Pio di essere comunque realisti sul fatto di non vedere quello che ci sta succedendo adesso, ma di guardare anche un po' più in futuro. Anche noi tutto sommato l'annata a livello economico è stata molto altalenante, ma non è stata così disastrosa, è stata buona, però data da una determinata serie di coincidenze, quindi non bisogna farsi prendere, bisogna analizzare le cose bene, bisogna capire poi invece se adesso si chiude di nuovo per 6 mesi, uno può aver fatto un mese anche o 2 mesi alla grande, ma poi se per 6 mesi non esce più una bottiglia o per caso c'è un'annata che viene pompata meno dai media e magari il segno diventa. Non dobbiamo finalizzarci solo a quello che succede nei prossimi 6 mesi, ma guardiamo a quello che succederà anche tra 5, 6, 7 anni, perché di fondo gli investimenti in questo caso vanno visti in quell'arco temporale lì.
Ok, grazie. Volevo sentire a proposito del tema della sostenibilità l'opinione anche di Matteo Sardagna. Non è che avevo anche espresso, forse poi non era arrivata la voce, che io su questo non ho una grandissima conoscenza, nel senso che comunque sulla sostenibilità io trovo che sia una questione attualissima. Tutte le aziende stanno facendo un protocollo, moltissime aziende stanno volgendosi verso la sostenibilità, che è diverso dal biologico e che è diverso dal biodinamico. Sostenibilità intesa come un insieme di elementi, dal vetro all'utilizzo, non so, delle potature per produrre energia, tipo lo fanno alcune aziende. È un protocollo che stiamo adottando, che sto adottando e che sto portando avanti, ma che non è ancora, diciamo, completamente, perché ci vuole tempo per voltare pagina. È un piano da sempre che si sta guardando con più attenzione a questi temi, ma per adesso lo stiamo facendo con un protocollo più restrittivo, e trovo che sia importante e credo dire una responsabilità che tutti debbano avere. Responsabilità verso il prossimo, verso la nostra amata terra. Sostenibilità potrebbe voler dire anche un uso più responsabile dell'agricoltura. Agricoltura che spesso è dissennata per il mero interesse di produrre di più, quindi dai famoso togliere i boschi, che è stato anche un tema molto caro a mio bisnonno Luigi Einaudi, il problema dei dissesti idrogeologici. E una cosa su cui lui spesso insisteva era il fatto che non si guarda mai al futuro, le politiche sono sempre di corto raggio e si rimanda sempre il problema a quelle generazioni future, che poi avranno il loro alluvione della situazione, si saranno dimenticati di quella precedente, e di là bisogna fare qualcosa, poi passano altri 40 anni, 50 anni e così via. E questo è stato un progressivo, diciamo, abbandono della cura del territorio, a partire dalle montagne e dalla deforestazione delle montagne, che fanno da bacita, comunque da tenuta, alla cura degli argini, a quello che faceva l'agricoltura più responsabile. Si fa un'agricoltura che a volte non è una smania di che non guarda, diciamo, al futuro. Questo è un po' la considerazione. Ok, va bene. Io, diciamo, prima di passare a alcune domande che sono pervenute, volevo cercare di recuperare quell'aspetto della riflessione sui CRU che era prevista, per vedere se ce ne può parlare Gianni Gagliardo. C'è collegato? Non vedere. Non lo vedo, però anche spento anche il... Vabbè, vediamo un attimo se lo riusciamo a recuperare. Intanto c'erano un paio di domande che erano arrivate da... Sì. Okay. Mi sentite? Sì, però non la vediamo. Non importa. Vabbè, allora. Il tema era quello dei CRU, se sono sempre uno strumento valido di valorizzazione anche in prospettiva futura. Beh, certamente sì, il CRU sono una delle caratteristiche del territorio del Barolo, primaria in assoluto, e a mano che è cresciuto l'interesse nei confronti del Barolo, di pari passo è cresciuto l'interesse verso il CRU. Oramai i CRU di fatto sono diventati una sorta di brand. Il consumatore del Barolo quasi sempre, se è un consumatore abituale, conosce sempre i CRU, almeno i principali. Quindi si sta orientando a volte più sul CRU che non sul produttore. Cioè lo stile del CRU che ha individuato per l'ideale per il suo palato lo sposa, o comunque insomma... E quindi questo chiaramente eleva l'importanza del CRU. Questo, come ripeto, ma è estremamente importante, fa la differenza e caratterizza tantissimo il Barolo. Noi abbiamo
181 denominazioni in un'area di poco più di 2000 ettari e la dice lunga. Quindi sicuramente è una strada che sta andando avanti e anche, diciamo, con un certo ritmo. Quindi la risposta è assolutamente sì. Ok. Va bene, volevo a questo punto passare poi a alcune delle domande, dicevo, che erano pervenute. In particolare, allora, ce n'era una che era diretta a Pio Boffa, se ci sente. Sì, signore. Chiedevano se ha mai pensato di tenere in considerazione il mercato off, ovvero le enoteche che vendono ai privati invece della gastronomia. Perché sono mercati che stanno dando una risposta importante nel corso di questa crisi. Prima, se posso simpaticamente dire che a casa di Pio un po' di Barolo 16 c'è, quindi chi ne vuole siamo pronti, a parte lo scherzo. Certamente che la parte off trade, specialmente in Italia, è un veicolo che è molto importante. L'enoteca ha fatto scuola in Italia a molti consumatori, a molti amici dei grandi vini, quindi a molti amici del Barolo, e sicuramente noi perlomeno non l'abbiamo mai dimenticato. Io parlavo come vendite in generale non solo di casa nostra, ma mi pare un po' di tutti i Barolo che escono dalle aziende di noi, facciamo parte di questo gruppo, come di molti altri produttori. Quando si ha a che fare con gli enotecari preparati, è un po' come avere a che fare con il ristoratore che ti stappa la bottiglia e che te lo fa assaggiare al cliente. Gli enotecari sono preparati, sanno parlare di vino, conoscono le caratteristiche dei vari vini, dei vari Barolo, dei vari grandi vini che vendono, e vendono parlandone di questi vini ai loro consumatori. Quindi è estremamente importante la loro funzione, non solo come vendita, ma anche come trasmissione di cultura e trasmissione di notizie al consumatore. Certamente io dicevo che con la visione più in generale del mercato in genere nel mondo, i grandi negozi di vino che tutti noi conosciamo, dagli Stati Uniti alla Germania, ai grandi mercati della Cina, del Giappone, eccetera, hanno per noi delle difficoltà un po' più intense, perché posti in cui il prezzo conta, sono posti in cui le bacheche hanno uno spazio limitato, quindi non c'è lo spazio che esiste invece per delle carte dei vini che sono molto più spesse, molto più intense, e quindi non è mancanza di interesse, anzi è il desiderio di aumentarlo, questo off trade, come l'abbiamo chiamato. Il problema grosso è anche quello che avendo avuto meno possibilità di richieste dall'off trade su numerosissimi mercati mondiali, cercare di entrarci adesso, quando tutti noi, non avendo la ristorazione che è aperta e che ci viene dietro, stiamo puntando, quindi vorremmo esserci, è un po' il gatto che si morde la coda, nel senso che diventa sempre più difficile e sempre più complicato poter avere un piccolo spazio. Grazie. Cosa? Poi un'altra domanda, io adesso me la rivolgo così, non so chi vuole rispondere, forse
Gianni Gagliardo, e veniva dal direttore di Wine News, Alessandro Regoli, che chiedeva la soluzione alla pandemia non sembra così vicina, quali azioni metterete in campo nei prossimi mesi per gestire e superare questa situazione? Io penso che, ve la rivolgo, insomma, perché penso che una delle chiavi sia quella del mettere insieme le forze, no? E voi stessi come associazione di produttori ne siete un esempio. Chi è che può rispondere? Non so se c'è Gagliardo, che non lo vedo, non so se è collegato o meno. Ci sono. Può rispondere lei? Credo che più o meno l'impostazione che si è data nei primi mesi possa continuare ad essere valida per tutto il tempo di questo periodo, perché di fatto è successo che, l'abbiamo detto più volte, abbiamo attivato dei canali diretti attraverso il web. Le enoteche compensano un pochino perché il consumo a casa un po', diciamo, è aumentato e quindi magari meno ristorante. Certamente però che non si può fare più di tanto quando laddove manca il consumo. Si semina dove ci si può coltivare, dove si può crescere. In questo caso si possono trovare dei piccoli rimedi, ma la cosa che conforta per il Barolo è che fortunatamente abbiamo un vino che dura nel tempo e, se vogliamo rasserenarci un po', finalmente berremo il Barolo, in questo caso sarà il 16, un po' più pronto, perché siamo ormai tutti costretti, se vogliamo, a vendere il Barolo appena imbottigliato, appena ci è consentito, e non abbiamo più in giro per il mondo Baroli di 10 anni, di 5 anni, eccetera, mentre la domanda di Baroli più maturi è cresciuta, l'offerta è praticamente che scomparsa o quasi scomparsa. Per cui inutile promozioni, inutili fare, aspettiamo, stiamo tranquilli per quanto possibile, naturalmente, no? Però è una questione più di resistenza che di strategia, secondo me. Ok, grazie. Niente, ringrazio tutti, insomma, mi sembra che abbiamo toccato molti argomenti diversi di questi molto caldi, insomma, a partire dalla vendemmia, che per tanti di voi è conclusa relativamente da poco, ai tanti temi di mercato che ci sono stati messi davanti da questa difficile situazione dei mesi scorsi e che si protrae, e nessuno di noi sa dire quanto durerà la chiusura del canale Horeca, quanto ci vorrà per ripartire, per poter viaggiare, per poter fare promozione sui mercati. Io penso che una delle chiavi sia anche la strada che voi state percorrendo, cioè quella di mettersi insieme, di fare squadra, sia a livello di un'associazione di produttori di un territorio diciamo circoscritto, ma sia anche su scala più ampia. Io penso che le difficoltà di questa crisi possono essere anche un'occasione per poter superare, parlo proprio come vino italiano, tante differenziazioni e divisioni che ci sono state in passato. Noi abbiamo un forte bisogno di, e su questo, copiare un pochino dai francesi, non avere il timore di copiare le cose fatte bene dagli altri. Loro riescono a fare più squadra di noi sui mercati esteri, mercati lontani, e i consumatori fanno fatica a differenziare un prodotto di una regione da un altro, figuriamoci quella di una tra due denominazioni confinanti. Per cui penso che questa sia la strada, insomma, sicuramente il tentativo da mettere in campo in una fase difficile come questa. Grazie a tutti e vi do appuntamento alla prossima occasione. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.